intervallo della partita Oblaks contro Virtus Napolis 2-1 per gli Oblaks. Andiamo a intervistare i protagonisti. Scusami, cognome? Bianca. Bianca, di una parola a volo. 2-1, state giocando abbastanza bene. Ma è una battuta a volo, state giocando abbastanza bene. Solo nel finale siete un po' calati e loro ne hanno approfittato. Sì, era stanchezza del primo giorno. La prima partita del torneo, non state ancora bene fisicamente. Sì. Nella ripresa cosa ci vuole per vincere questa partita? E mantenere almeno chi è stato così? Un po' di energia in più, sicuramente. Va bene, in bocca al lupo per la ripresa. Andiamo dai giocatori della Virtus Napoli. Ragazzi, 2-1, siete partiti un po' maluccio, però poi dopo avete recuperato anche, cioè avete fatto un gol che vi avvicina al 2-0, 2-1. Sì, siamo partiti con questo svantaggio iniziale a causa delle nostre distrazioni, errori stupidi. Però adesso cerchiamo di metterci impegno per ribaltare questa partita nel secondo tempo. Cosa ci vuole per ribaltare la partita? Ci vuole più concentrazione e determinazione, queste sono le pillole per vincere. Va bene, bocca al lupo per la Grecia. Buonasera dal Bombonera Club, prima giornata Super 8, sesta edizione, girone B. L'Oblaks vincono 2-1 contro la Virtus Napolis. Migliore in campo Filangieri, consegniamo la medaglia, complimenti. Migliore De Sui, Biasic per la Virtus Napolis. Vittorio, è stata una partita molto molto equilibrata, bella, occasioni da tutte e due le parti, peccato per quei primi 10-15 minuti del primo tempo dove loro hanno fatto due gol e voi non eravate ancora entrati in campo. Sì. Allora abbiamo peccato i primi 10 minuti, perché giustamente forse sarà l'emozione della prima partita del torneo, però abbiamo avuto una buona ripresa nel secondo tempo, siamo arrivati più volte alla conclusione. Un'ottima prestazione del nostro portiere che ha fatto belle parate, anche il portiere degli avversari. La sfortuna. Complimenti comunque agli avversari, però anche la sfortuna ci ha preso un po'. Nel finale meritavate qualcosa in più. Sì, penso che con un pareggio. Anche se gli avversari sono una bella squadra. Vabbè, pensi che questa squadra mai sia stata la partita, può puntare a qualcosa di buono? Se mettiamo l'impegno che abbiamo messo nel secondo tempo, sicuramente ce la possiamo giocare con tutti quanti. Non dico che siamo i più forti, però siamo una bella squadra, competitiva. Va bene, vuoi fare un saluto particolare a qualcuno? No, saluto i miei compagni di squadra. Okay, complimenti. Complimenti anche agli avversari. Filangieri, buon primo tempo, nella chiesa invece sono un po' calati, avete lasciato un po' spazio agli avversari, e, diciamo la verità, meritavano almeno un pareggio per quello che hanno fatto negli ultimi 10-15 minuti. Diciamo che è stata una bella squadra, la squadra avversaria. Noi abbiamo calato perché eravamo tutti nuovi tra di noi, però con il rientro della squadra al completo penso che possiamo andare molto avanti. Allora mancavano dei giocatori questa sera? Ben 4 persone titolari. Senza 4 persone titolari, però vittoria, una buona prestazione almeno nel primo tempo, non è una cosa da poco. È un buon inizio. Pensi che la tua squadra possa lottare per qualche obiettivo buono? Possiamo andare avanti, non facciamo progetti. Partita dopo partita. Sì. Va bene, vuoi fare dei 4 che mancavano 3 forti e Lino Silvestri, Sì. che salutiamo ovviamente. Vuoi fare una dedica speciale per la medaglia? Saluto a tutta la squadra, non è solo mia, di tutta la squadra. Va bene, complimenti, alla prossima, ciao.